se tutto funziona, accendendo la macchina dovrebbe suonare il clacson. Cari bandisti, in questo video montiamo un antifurto sul nostro amato bandino. L'idea è semplicissima, andiamo a interrompere il segnale che parte dal blocchetto d'accensione e arriva al motorino di avviamento. In mezzo ci mettiamo un interruttore, così lo escludiamo, e quando giriamo la chiave la macchina non parte. Questa è la versione base dell'antifurto, ma ne faremo una più avanzata in cui deviamo questo segnale e lo mandiamo al clacson. In questo modo, quando il ladro gira la chiave, invece di partire il motorino di avviamento, suonerà il clacson. Detto questo, mettiamoci all'opera. Dobbiamo accedere ai cavi che sono sotto lo sterzo, solo che sono coperti dal tascone, quindi per prima cosa bisogna abbassare il tascone. Questo è il portatascone, che è retto con tre viti, una, due e tre. Una volta che le svitate, potete semplicemente tirare il portatascone e questo si sgancia. Lo fate sia dal lato di sinistra che dal lato di destra, e in questo modo potrete avere accesso ai cavi, che ora andiamo a vedere meglio. Questo è il blocchetto d'accensione, che ha due placche di fili. La prima non ci interessa, quella che ci interessa è la seconda placca, che è composta da tre fili, due rossi di diametro diverso. Allora, quello centrale ha un diametro più grande ed è quello di potenza che alimenta buona parte della panda. Questo rosso più piccolo invece è quello che va al motorino di avviamento e funziona da trigger per farlo partire. Questo sarà quello che dovremo interrompere, io l'ho già interrotto come potete vedere, e lo manderemo all'interruttore. Ora, se non siete sicuri, perché magari avete una panda diversa, una macchina diversa, che questo sia il cavo giusto, possiamo usare un multimetro. Andiamo a vedere. Il multimetro lo usiamo così: mettiamo il nero in un punto di massa e il rosso lo mettiamo sul cavo, quello più grosso, quello che non ci interessa. Quello dovrebbe stare sempre a 12 volt anche con la macchina spenta, e in effetti è un po' difficile, ecco, segna 12,62. quindi questo non è il cavo che ci interessa, perché a macchina spenta è sempre in tensione. Andiamo a vedere l'altro, quello che so essere il cavo giusto, non è in tensione. Ora vado a girare la chiave, tre giri, 12 volte. Levo la chiave e torna a zero. Ok, questo è il cavo che ci interessa. In alternativa possiamo usare il multimetro in modalità test di continuità. Andiamo a mettere un capo nel filo di cui non siamo sicuri, e l'altro capo lo andiamo a mettere al motorino di avviamento. Ora vi faccio vedere dov'è. Se suona, vuol dire che è il cavo giusto. Ecco il motore, e questo qua sotto è il motorino di avviamento, che come vedete ha due cavi. Uno rosso bello grande, che è quello di potenza, che lo avvia effettivamente, e poi c'è quello che ci interessa a noi, che è questo qui rosso piccolino, che gli manda solo il segnale di avvio. Quindi basterà scappucciare questa guaina, ci mettiamo il terminale e andiamo a vedere se il multimetro suona. Una volta che avete tagliato il filo e lo avete allungato con questi due fili, questi adesso vanno portati a un interruttore a due poli o a tre poli. Per l'antifurto semplice bastano anche uno a due poli, quindi ho uno a tre poli, perché poi vi farò vedere come fare la versione più complicata. Andiamo a collegare i cavi, per il momento li metto in maniera provvisoria, ma voi dovrete fermarli con dello stagno o qualcosa di più. Quando l'interruttore è in posizione neutra, la macchina non dovrebbe partire, perché il circuito è aperto. Quando invece siamo in questa posizione, il circuito è chiuso e quindi la macchina dovrebbe partire. Andiamo a fare una prova. Mettiamo con il circuito aperto, quindi l'antifurto è on, andiamo a girare la chiave e andiamo a farla partire. Non succede niente. Adesso ci mettiamo in posizione antifurto off, cioè circuito chiuso, e andiamo a far partire la macchina. Vediamo se parte. E voilà. Ora, se come me avete un interruttore a tre poli, potete passare al livello avanzato dell'antifurto, cioè usare la terza posizione per deviare il segnale che parte dal blocchetto d'accensione con qualche altro dispositivo. E qui potete sbizzarrire, potete collegarlo a qualsiasi cosa. Io lo collegherò al clacson. Ora, il problema del pandino è che il clacson ha già i 12 volt, è già connesso ai 12 volt. Quello che gli manca è la massa. Infatti, quando noi andiamo a premere sul clacson, quello che facciamo è andare a chiudere il circuito che collega il clacson alla massa. Quindi è chiaro che con il 12 volt che parte dal blocchetto di accensione non possiamo direttamente far suonare il clacson, però possiamo usare un dispositivo come un relè per delegare l'accensione del clacson. Per quelli che non conoscono i relè, oggi vi spiego come funzionano. Questo è un relè monostabile che è formato da due circuiti separati.
apparati. Questo circuito qui contiene una bobina che, se eccitata, va a chiudere questo secondo circuito. Infatti, se andiamo a prendere una batteria a 12 volt e andiamo a cortocircuitare il circuito della bobina, sentirete un click. Questo click significa che il secondo circuito è stato cortocircuitato. Questo lo possiamo vedere anche con il multimetro, usando il test di continuità. Se noi ci mettiamo nel secondo circuito, il multimetro non suona perché il circuito è aperto, ma nel momento in cui andiamo ad eccitare la bobina con i 12 volt, il secondo circuito si chiuderà e infatti il multimetro suonerà. Noi che faremo? Useremo il relè per far accendere il clacson. Quindi sul circuito della bobina ci andiamo a mandare il segnale che arriva dal blocchetto d'accensione e dall'altro capo la massa. Sul secondo circuito invece andremo a prendere il segnale che arriva dal clacson e lo andremo a portare su quest'altro polo a massa. Prima di fare tutti i collegamenti dobbiamo trovare il cavo del clacson. Questo si trova sempre sotto lo sterzo. Andiamo a cercarlo. Eccoci di nuovo sotto lo sterzo, questo è il famoso blocchetto d'accensione e qui ci dovrebbe essere una matassa di fili che contiene il cavo che va al clacson. Dovrebbe essere quello grigio-nero, cioè dovrebbe essere questo qui. Noi, per essere sicuri che sia quello, andiamo a inserire un cavo all'interno in maniera tale che sia cortocircuitato e l'altra estremità la andiamo a mandare a massa. Se il clacson suona vuol dire che abbiamo trovato il cavo giusto. Vediamo un po'. Perfetto. Non ci resta che intercettare il segnale, quindi tagliamo il filo, lo spelliamo e poi lo andremo ad unire con un filo che manderemo al nostro antifurto. Mettiamo insieme il tutto con un mammut e il gioco è fatto. Ho sistemato il circuito in maniera provvisoria, giusto per testarlo. Abbiamo l'interruttore a tre poli che adesso ha sul terzo polo un cavo arancione che va al circuito della bobina del relè. L'altro capo del circuito della bobina del relè invece va a massa tramite questo filo giallo-verde e il circuito secondario del relè riceve il cavo dal clacson, che è questo cavo qui grigio, e poi lo va a spedire a massa tramite sempre il cavo giallo-verde. Ora, in teoria, se tutto funziona, accendendo la macchina dovrebbe suonare il clacson. Perfetto. Mentre in posizione neutra non dovrebbe succedere nulla. Infatti non succede nulla. E infine, se mettiamo in posizione di accensione, dovrebbe partire. A posto, l'antifurto funziona. Ora quello che rimane da fare è sistemare bene i cavi. È molto importante che siano tutti ben isolati, soprattutto questi qui del clacson, perché se questo cavo del clacson dovesse per caso cortocircuitarsi con un cavo di massa, incomincerebbe a suonare e ovviamente questo non lo vogliamo. E poi l'ultima cosa che rimane da fare è nascondere questo interruttore che non sia a vista dei ladri, in maniera tale che non lo possano individuare ed escludere. Bene, amici, per questo video è tutto. Abbiamo visto come mettere al sicuro la nostra panda. Ci vediamo alla prossima avventura. Oh, ragazzi! Il problema? Ma perché di colpo? Perché si vogliono impossessare del pandino. Non è che ci troviamo un gatto dentro la macchina? Guardalo, guardalo.